Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione della parte B del vento del Gran Sasso variata. Quindi vedremo la seconda variazione perché poi l'altra variazione cambia ben poco. Quindi vi ho già fatto ascoltare questa variazione, passiamo allo studio. Quindi abbiamo all'inizio, vedete in chiusura, questa acciaccatura 2, 5 e il 2 della parte B. Quindi solo questo cambia. Della prima battuta cambia solo questo. La parte bassa, diciamo quella didattica, l'avete già memorizzata, quindi fate. Andando avanti, nella parte didattica, apertura didattica, abbiamo 3, 2, cerchiato, 4. Qua ce l'abbiamo per terze, quindi questo. Quindi 4 e 3. 3, 2 cerchiati. E poi sotto 4 e 3. E 5 e 4 in apertura. E questo quindi. Ancora questo. Ancora questo, quindi. Quindi queste due. Queste due. Queste due. E queste due sotto in apertura. Eccole qua, ve le metto in video, sono queste. Fatele per qualche ora. E poi collegate tutto il rigo così. Chiaro? Il rigo è questo. E uscirà così, ascoltate, lentamente. Andando avanti uguale. Qua c'è un'acciaccatura. Questa acciaccatura potete inserire. Paravà, 4 e 3, 5 e 2 cerchiate, 4 è molto veloce. Quindi faccio sentire solo questa, così. Quindi. È difficile, fate bassissime le dita, la studiate per ore e ore, poi andando avanti 3, 2, chiudere, invece di fare, sono due terzine, Napoli, Napoli, 4, 3, 2, e questo, due volte la terzina, secondo rigo, Napoli, Napoli, questa, una. Lo fate per un'oretta, ecco qua, lo metto in video, lo fate. Ok, poi andate avanti, avete tutte queste terzine sulla melodia principale, che era questa. Il terzo rigo con la didattica era questo, queste tre note. Tirara, l'avete già interiorizzate, queste. Ora abbiamo, quindi, queste note qui che vi farò vedere. Ripetetele per ore e ore, 3, 2 cerchiato, 3, poi salite di una posizione. E poi quest'altra. Ed è così, ascoltate. La prima terzina 3, 2 cerchiato 3. Poi salite di una posizione 2 cerchiato 4, 2 cerchiato. Poi 3, 2 cerchiato 3. È così. Chiaro? Fatela per un'oretta, la metto in video. E la collegate pure senza bloccarvi ogni tre note. Bene, e sarà così. Napoli, 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 così. Napoli, Napoli, Napoli. La collegate alle terzine che abbiamo visto prima, quindi 1, Napoli, 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 1. Chiaro? Andando avanti non cambia nulla, avete lo stesso ribattuto solo in apertura, con le stesse terzine solo in apertura. Quindi andando alla fine del terzo rigo, 1, Napoli, Napoli. Qua si ferma sul 2 e aggiunge altre terzine, Napoli, Napoli. Quindi ultime terzine cioè ultima battuta del terzo rigo, 1, Napoli, Napoli. Chiaro? Quindi abbiamo queste terzine, vedete, Napoli, Napoli, poi tutto uguale, cambia qua che c'è il 2, nuovamente queste terzine. Vabbè, qua degli aggiustamenti che ho fatto io. Poi abbiamo praticamente, qua è solo il 4, facciamo questo, quando abbiamo finito questi 4 righi, facciamo, ripeto, dall'ultima battuta del terzo rigo. Napoli, Napoli, Napoli. Qua c'è sta il quarto dito che prepara, diciamo come diciamo sempre nell'altro video, il ritorno della melodia. Poi è uguale all'inizio, solo ci sarebbe battuto sopra. Ecco qua, questo rigo. Beh, gli ho messo degli aggiustamenti. Non tenete presente questo 3-2-3, 3-2-3 è scomodissimo. Lo so che sarà difficile per voi farlo, ma fate 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, come vi ho fatto negli altri video. Chiaro? Quindi
Quindi la stessa melodia dell'inizio che facevate nella partitura didattica, quindi solo che c'è ribattuto. Chiaro, quindi. Poi 5-4 e poi come sopra. Non cambia più nulla come sopra, è la stessa cosa. Sarà qualche piccolo cambiamento, ma inutile che non andiamo a vedere. Vi faccio sentire, beh, qua. Quindi dall'ultima nota del quarto rigo, poi chiudo, terziato, 5-4 in apertura, qua uguale sopra. Nuovamente come l'inizio. Invece del 2 premuto come sopra, fa il 5 e lo stacca, poi però ci sta tutto scritto, insomma, ve l'ho fatto ascoltare, ve l'ho spiegata. La parte iniziale sono i primi 4 righi, sotto cambia ben poco. Ci sta l'altra partitura, insomma, della parte B, che effettivamente cambia ben poco, non ha senso proprio farvela ascoltare, insomma, quindi diciamo che è la prima versione che ho scritto, insomma. Questa prima versione che è, diciamo, più semplice, quindi vi consiglio questa che vi ho fatto ascoltare. Beh, nella prima versione ci sta solo un po' la chiusura del il finale, quindi fa, invece di fare, è questo, e ve la metto in video, giusto la chiusura un po' diversa, eccola qua, questa, un'acciaccatura prima e tutto qua, e lentamente questo. Bene, beh, in questo video sono stato abbastanza veloce per diciamo, gli abbellimenti, ma tolto che insomma sono un po' troppo lunghi i video, ho velocizzato un po' tutto, ovviamente se stesso vuoi a bloccare il video, ripeterli tantissimo queste variazioni, la cosa essenziale insomma è capire bene la partitura didattica e poi proseguire. Fate solo la mano destra e in ultimo, insomma, proprio alla fine mettete gli abbellimenti, ancora dopo mettete i bassi. Se avete qualche difficoltà nei commenti mi scrivete un messaggio, condividete questi video se volete che devo fare, diciamo, l'ultima parte, quindi la parte C. Per questo per oggi è tutto, insomma un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!